In bellezza! Bello! Miracolo! Guarda che ti guardo se ti muovi prima. Dopo che ZW Jackson ha provato personalmente la challenge dei 100 tiri e dopo l'incredibile successo della 100 tiri cup, inizia ufficialmente la 100 tiri challenge girone B. Cosa consiste? ZW Jackson avrà il compito di chiamare nuovi calciatori, influencer calcistici e sportivi di ogni tipo e darà loro a disposizione 100 tiri, non un in più, non un in meno. Su questi 100 tiri che effettueranno andranno a calcolare la percentuale realizzativa e alla fine dell'anno riuscirà ad avere una classifica generale con tutte le percentuali realizzative degli ospiti. Chi riuscirà a vincere questa speciale classifica? Chi riuscirà a superare il record di 51 gol? Lo scoprirete insieme piano piano e scrivete un commento al carissimo ZW. Chi vorreste come partecipante della 100 tiri challenge girone B? Signori e signore, quest'oggi abbiamo il primo campione del mondo alla 100 tiri challenge qui con noi. Massimo Oddo! Ciao ragazzi, ciao a tutti. Massimo, che onore. Abbiamo fatto insieme prima la puntata di A Ruota Libera sul canale YouTube di Prime Video Sport. Vi ricordo di andare a vederlo, lo trovate qua sotto al link in descrizione oppure nelle schede, ci siamo divertiti. Sì, molto. Però... il problema è adesso. Il problema è adesso. Sì. Ci sono tante aspettative. Conosci un po' la challenge? Sì, sì, la conosco un po'. Allora, io come ti ho detto, ti dico che secondo me puoi superare il record. No. Cioè io ti ho visto prima riscaldarti e con nonchalance la mettevi negli angolini così, alti, bassi, dove volevi. Quindi secondo me puoi puntare al record, che del girone B è di 49, altrimenti in generale è di 51. Tu, io so che comunque battevi sicuramente i rigori. Punizioni come te la cavi? Tiravo. Ma il problema è che tiravo. Adesso è un problema. È un problema, però ragazzi, siamo anche tra l'altro in un campo al chiuso, perché fuori, a parte che faceva un freddo incredibile, ma poi c'era una nebbia che sembrava Silent Hill, quindi meglio stare qua, sì, sì, al campuccio. Qua. Abbiamo fatto i 16 metri, quindi io... Misurato, purtroppo non posso fare distinzioni, quindi sì. Nel caso la palla dovesse anche solo toccare la riga, il tiro andrà annullato. Okay. Io te lo dico, quindi mi raccomando. Va bene. E abbiamo messo la porta 11 nel campo 7, ma il portiere è sempre lo stesso. Signori! Il nostro Ragnar. Niente, cambiano le linee, cambiano le porte, cambiano le regole. Allora, no. Quando siamo partiti a fare 100 tiri, ti saresti mai immaginato un campione del mondo? Sì, la risata di un campione del mondo? No. Ma che poi non solo campione del mondo, ha vinto tutto. Champions League, Hai verificato... Serie A. Non lo so, allora, i metri, no, perché dopo dici no, è più vicino. Mi hanno detto che la porta in effetti è un po' più grande. Ma chi? No. Ma non è vero! Allora, mi hanno detto che è quella da stadio, vera. Infatti di solito con la punta delle dita la sfioro, la traversa qua, c'è un pezzettino. Vabbè, però già, sta già mettendo le mani avanti. Però, no, aspetta, concludo. Però, signori, per questo ancora meglio, signori, quindi ancora meglio per tutti. Voglio vedere con Massimo Oddo, se fa il fenomeno. Vediamo. Quanto vuoi fare? Pronostico? No. Ecco, allora mettiamo avanti. Ho le aspettative basse. Uno su tre. Uno su tre. Che sarebbe un 3-4 a giro? Sì. Beh, ci sta. Parte basso. Quattro a giro. Però vediamo. Ok, signori. Mi ricordo che la Lazio e il Milan... tiravi, eh? Sì, ho capito, ma c'avevo pure 20 anni in meno. Vabbè, ma il piede rimane. Avevo i muscoli adesso. Ragazzi, con prima porta 11, qualcuno all'età, siamo lì, è tutto equilibrato. Io direi, prima di iniziare però, che ti devo fare questa domanda al volo, perché Max Ambrosini ha partecipato già a questa challenge, ha fatto 15, era un po' infortunato però. Lo superiamo? E cosa vuoi dire ad Ambrosini? Cosa vuoi dire? Beh, diciamo che lui non è mai stato un grosso tiratore. Ok. Quindi quanti ne ha fatti? 15. Però... Per lui non sono pochi, No. Per lui non sono... No. Ma stava male, poverino. No. È stato un grande perché... Di testa, lui doveva mettere i cross e lui di testa, no? Lì era bravo. Ok, quindi più di 15 l'obiettivo di Massimo Oddo. E secondo me può fare molto, molto di più. Io vado in cabina di regia anche perché non sono da solo. Vi lascio voi e noi ogni 10 tiri più o meno ci vediamo perché ho un sacco di domande da fare. Signori, andiamo. A dopo. Ragazzi, in cabina di regia, come nell'episodio di Ruota Libera, abbiamo qua Angelo e Alessio dei G-Kickers. Allora ragazzi, c'è Ragnar in porta, pronostico vostro invece? L'avete visto un po' scaldarsi? Sì.
Sì, l'abbiamo visto. E... Dai, sbilanciatevi. Non vogliamo gufarli. Io spero che possa fare il record e ci credo. Ci crediamo, però non vogliamo gufarli. Esatto. Vado? Quando vuoi. Vediamo come si presenta. Ok. Così. Calmo. Sì, vabbè, i primi sono un attimo anche per capire la challenge. Però poi vedi che ti arriva il palo al secondo tiro, capito? Subito. Già 50%. Subito un gran gol. Per i fotografi, rag. Sì, questa sì. Bello! Miracolo però bella del rango di Merignano. Bella parata. I lavori. L'angolo in cui calcia meglio, secondo me, è quello a incrociare. Sì, però per adesso non sta ancora, secondo me, deve carburare. Tirando deve forte, carburare. Cioè vuole capire un po' la challenge, come sì, giusto che sia. No, non mi voglio stirare più che altro. L'ultimo metro. Infatti! Due su sei. Mamma mia, il ragno di Melegnano! Miracolo! Qua miracolo, eh! Miracolo. Due gol su sette tiri, attenzione! Parte otto! Dai, cerchiamo di finire questo primo giro in bellezza! Bello! Con la pennellata! Decimo tiro, siamo a tre gol. Vediamo come conclude questa prima mano. Mamma che bello. Che qualità. C'ha una qualità di calcio, Massimo Oddo. Adesso vado un attimo a fargli delle domande subito. Prima manche, 4 su 10. Sei partito dicendo, non lo so, vediamo, ma calci con un nonchalance incredibile. Bravo però, pensavo peggio. Dai. Però vola, soffre un po' sulla destra. Però, a sinistra, al primo giro. A sinistra fai meglio, ti stendi meglio. Però siamo a 4 su 10, Massimo come ti senti? Comincio a sentire già dopo 10 tiri. Era emotivamente. Emotivamente ti senti carico? Sì, no, quello sì. Possiamo fare, secondo me puoi fare ancora molto di più. Cioè, io ti ho detto, secondo me tu con questa facilità di calcio che io agli altri, cioè, a pochi ho visto questa facilità, proprio sembra che stia andando piano e invece la palla prende una potenza incredibile. Forse simile il tank. Forse German Dennis. Simile, perché anche lui si metteva lì, faceva partire le piattelle proprio. Vabbè. Io invece ti voglio chiedere, perché tu hai vinto tutto, però hai fatto anche una grande gavetta. Sì. Se ce la puoi raccontare, soprattutto puoi raccontarla a quei ragazzi giovani che vorrebbero magari prendere spunto da un calciatore come te che ha vinto tutto quanto e che magari a un certo punto della loro carriera si ritrovano, sai, in quel limbo che non riescono e rimangono ancora lì a far gavetta, perché tu comunque hai fatto 17 anni di giovanile e tutto quanto, se non erro. Sì, vabbè, io ho iniziato a 5 anni, poi ho fatto 2 anni di... ho giocato tutti gli anni a Pescara, nella mia città, poi sono stato preso dal Milan a 16 anni, ho fatto 2 anni di giovanile al Milan e poi sono andato a giocare, con la grande differenza che una volta decideva il Milan dove andavi a giocare, adesso decidono i procuratori. E il Milan ti mandava dove pensava che tu potessi crescere, dove pensava tu avessi più opportunità di giocare. Io ho fatto i primi 4-5 anni di C, dove giocavo poco. Ma 16 anni? Sì. No, a 18 anni. E avevo difficoltà, ma perché è normale che sia così. Quando esci dai giovanili tu sei abituato a giocare con i piccoli, con quelli della tua età, quindi ti svezzi quando vai a giocare in questi campionati. E tante volte oggi si fa l'errore che si pensa di essere pronti per categorie importanti quando tu la cosa più importante non è la categoria, quando inizi a giocare con i grandi, ma è quanta opportunità hai di formarti. E questo lo si fa a prescindere dalla B, dalla A, ma anche in C, e hai sicuramente più possibilità di giocare. Oggi tanti giovani escono, non sono pronti e puntualmente fanno un passo indietro. Vanno in B e poi l'anno dopo vanno in C, perché hanno giocato poco, perché non hanno avuto opportunità, perché non erano pronti. Nella tua testa lì però non si innesca un meccanismo del tipo vengo dalle giovanili del Milan eppure sto facendo così tanta gavetta, cioè cosa pensi in quel momento? Ma no, io penso che devo formare me stesso, e per formare me stesso ho la necessità di passare attraverso questi step, è inevitabile. Io ci sono stati pochi giocatori che dalle giovanili sono in prima squadra, hanno fatto Maldini, Totti, De Rossi, ma pochi. Ma sono, ricordi sono, tutti quelli sono, che l'hanno fatto. Sì, sono casualità. Il resto dei giocatori, qualsiasi tipo di giocatore ha fatto degli step
che servono proprio inevitabilmente alla propria carriera. Grazie Massimo, non ti voglio far scaldare troppo. E ti lascio altri 10 palloni. Possiamo partire, seconda manche. Siamo a 4 gol per Massimo Oddo. Però vediamo se invece è caldo. E invece secondo me è un po'. Secondo me è caldo, non è caldo. Quanto è scesa! Oddio! Qua è stato bravo! È stato bravo, è partito, è partito prima di là e ha recuperato. Esatto. Però è stato bravo. Da portiere? Sì, si vede. Madonna mia! Colpito in pieno il cartellone di Prime Video Sport. Qua ha bisogno del gol, eh? Oddio! Un manone! Ma Ragnar è un fire oggi, fire. Le abbiamo tutte, non è il mio video se non ci sono queste cose. Occhio! Eccolo! Sesto gol! Oh! Oddio! Però ci sta, mi piace come le prova. Si diverte. Sì. Ana, attenzione! Massimo! Otto! Oddio! Mi ha preso, raga! Massimo, ti giuro, non ha mai fatto così con nessuno. Però, vediamo con la palla che va. Ancora il ragno di Melegnano. Bella sta sfida, mi piace. È una sfida tesissima con le campane che suonano proprio per dire la sfida del secolo è arrivata. Però io adesso non voglio fermare Massimo perché... Prima abbiamo parlato tanto, lo fermo al giro successivo e si va subito con la terza manche. Tocca farne 6 per tenere la media. Terza manche! Con le campane. Massimo Oddo! Mamma mia, che sfortuna. Occhio, occhio. Traverso un gol però, eh. Che sfiga però, eh. Traverso un gol. E questo c'è! Ok, si è sbloccato subito. Siamo a 7 totali. Ancora. Peccato. Quando fa questo qua chiudere, raga. Proprio sì, bello da vedere. Sì, la proprio lascia andare la gamba con una tranquillità. Bello! Vogliamo l'ottavo? No, peccato! Questa come viene? Oddio! A quanto andava sta palla! È una gran sfida, eh! Sta faticando. Io voglio il mancino, Massimo! Eh? Voglio il mancino! Figa, il mancino. No, quando vuoi, non subito! Bello! Parata plastica! Sinistro. Il trentesimo di sinistro. Attenzione! Oddio! Allora. Vai, Antonio. Siamo a 7 su 30. L'ultimo giro purtroppo hai fatto soltanto uno, ma hai preso, secondo me, almeno 4 traverse. No, è stato bravo lui. Ma ha fatto 3-4 miracoli clamorosi. Però posso dire una cosa che ho apprezzato? Il tiro di passaggio è stato fantastico. Cioè, penso che in 50 concorrenti non l'abbia mai fatto nessuno. Quanto andava quella palla? Ho sentito, come viene questa? Ero girato, mi sono girato e ho detto bene. Mi racconti un pochino come la vivi tu nello spogliatoio e se ti sono capitati magari dei momenti, perché... Cioè, andando a cercare su internet, io ho trovato di quelle cose clamorose in cui tra l'altro il partecipante è sempre Gattuso. Delle tue cose nello spogliatoio. Sì. Mi racconti qualche aneddoto e come la vivevate, che gruppo eravate, soprattutto comunque Mondiale 2006, che è quello che... Ma no, guarda, la cosa è molto soggettiva, perché ci sono giocatori che vivono una partita in un determinato modo e altri all'opposto. Io ero uno molto tranquillo, molto sereno, quindi potevo scherzare fino a 5 minuti prima di entrare in campo ed era la stessa cosa per me. Altri ragazzi invece che cercavano concentrazione, avevano bisogno di cercare concentrazione molto prima, quindi molto seri, pochi scherzi e quant'altro. È ovvio che quando tu vivi in uno spogliatoio c'è chi ha un modo di fare, chi ha un altro, ma devi sempre avere il rispetto del compagno. Ma c'erano tipo dei rituali? Io l'abbiamo parlato anche nell'episodio di Ruota Libera su Prime Video Sport, però io so che tu avevi questo vizio di tagliare i capelli. Era un po' tuo modo di... No, ma questo è stata una casualità, tra l'altro solo del Mondiale. Ok. Perché eravamo chiusi in ritiro in un posto sperduto, ovviamente non uscivamo mai e siamo stati lì tanto tempo. Io
ero solito aggiustarmi i capelli, le punte, così ogni tanto da solo. Poi, siccome un giorno passò Rino e mi vide, mi fa: che fai, ti fai i capelli da solo? Fa: sì, ogni tanto me li aggiusto, fammeli pure a me. E glielo ho fatti. Gli feci bene, e poi da lì sono passati tutti praticamente. Ma hai detto parrucchiere? E quindi sono passati praticamente quasi tutti, tranne pochi. E uno di questi pochi era Mauro Camoranesi, e facemmo questa scommessa: se vinciamo il mondiale te li taglio davanti a tutti. Ed è andata così. È bellissimo. La domanda è: quanti gol farebbe Gattuso alla 100 tiri? No, pochi. Pochi. Meno di Ambrosini. Forse anche meno. No! Signori! No, poverino. Allora. Aveva altre caratteristiche. Va bene. Allora, io dopo questo torno lì in cabina di regia. Siamo a 7 su 30, che comunque, cioè, quasi il 30%. Quindi. Io quello avevo detto. Esatto, 30%. Ci siamo! Quarta manche, 7 su 30. E si presenta! Così. Così! Ragno di Melegnano beffato! Mamma mia! Questa è proprio la... E questa è la pennellata un po' la del Piero, Oddo! Ancora! Sì, sì, sì. La blocca il ragno dopo il momento un po' così del primo tiro. Oggi. Sì, sì, è concentratissimo. Secondo me la sente ma non vuole darlo a vedere. Bello! La finta di andare così con la girella e poi il collo che sancisce il decimo gol. Ma che figo, Ungaretti, ZV in versione Ungaretti. Ospiti di livello, linguaggio di livello. Calcio da, calcio da lontanissimo. Ah, si avvicina un pelo, ma comunque lontanissimo, ragazzi. Forse non sa che gli ospiti che vengono a calciare proprio sfruttano l'ultimo centimetro. È un campione del mondo, la differenza è questa, è un campione del mondo. Io penso che la vera essenza di questa sfida sia tirare come tira lui. Bello! Ride! L'undicesimo! Lì! Bellissimo! Doveva recuperare e ha recuperato Massimo Oddo. Attenzione, ancora lui. Ancora ragazzi, sto giro clamoroso, Si sdraia. A sto giro clamoroso. E qua un paio potevi fare meglio. Ricambi complimenti, ricambi complimenti. Qua è completamente dimostrato la tua classe. Mi hai visto fare solo un tiro di potenza quando gli ho passato la palla, però ha saltato solo girelle. Ma girelle precise, lì, lì. 13 su 40, hai fatto il tuo miglior giro. Sì, quanti? 6. 6 gol. L'ha rimediato all'uno. Li dovevi far prima, li hai fatti adesso, quindi sei completamente in linea con le tue, con i tuoi pronostici. Sì. Massimo, allora Ragnar l'abbiamo un attimo rispedito in porta. Io e te rimaniamo. Sì, perché è teso. È teso? Sì. Molto. Beh. Sì, sì, no, sai cosa? Di solito lui è uno che urla, provoca, che tira. Invece con te è proprio concentrato così, un soldatino. Invece, io ti voglio chiedere, sempre perché a me piace chiedere queste cose emotive a chi ha fatto la storia del calcio, le sensazioni che hai provato quando hai saputo di giocare la finale di Champions League da titolare? Ah, bella, sì, perché... non mi ricordo che facemmo l'ultima partita di campionato, la penultima partita di campionato ad Ascoli. E feci una partita, penso la più brutta partita della mia carriera. E mi preoccupai perché dissi: cavolo, qua rischio il posto, perché se mi ha visto così male rischio. Perché poi c'era l'ultima partita e poi la fine di Champions League. Io in Champions le avevo fatte tutte da titolare, quindi sotto quel punto di vista ero abbastanza tranquillo, ma avendo visto il mister Ancelotti l'ultima partita ho detto: ci pensa. Infatti l'ultima partita in casa fece giocare tutti quelli che hanno giocato di meno e tenne fuori dalla squadra praticamente gli 11 più 2. Questi due erano Inzaghi, che se la giocava con Gilardino, e Cafu. Io e Cafu. E quindi lì... Poi mi allenai bene, una cosa o un'altra. La mattina della partita Ancelotti scese, ancora non sapevamo non nulla. Non lo sapevate? Cioè nessuno sapeva nulla? No, nessuno nulla, tranne i 9 sì, tranne io e Gilardino, Inzaghi e Cafu. Venne da me e mi fece: Massimo,
come stai? Bene, giochi. Così? Così. Mi disse così e poi da là siamo andati spediti. Ragazzi, incredibile. Cioè, incredibile. E adesso è qua a fare la 100 tiri, capite perché io sono così? Perché ha vinto tutto quest'uomo. Quindi devi vincere anche la 100 tiri, per forza. Io vado lì. Va bene. E ti lascio continuare a calciare. Siamo a 13 gol, giusto? Sì. Da 41 a 50. 13 gol, massimo Oddo. Era insidiosa perché è sceso tantissimo. Più difficile di altre. Dobbiamo sbloccare subito, eh. No! Ecco, già la terza traversa. No, di più, sarà almeno la quinta, sesta, eh. E questo invece è il suo calcio. Quando prende quella rincorsa, palo, una molla. È gol. Ha provato. Occhio, con la palla a controbalzo. No! Non è semplice un po'. Così. No, è difficile. Oh! L'Eurogol per pareggiare Ambrosini. E comunque, ragazzi, sempre lì. Palla in movimento. Ah, ragazzi. No, ma che sfortuna però. Da dove tira? Angolato. E la chiude ancora? Il cinquantesimo tiro. Ma tira da lontanissimo, tra l'altro. Cioè, proprio... Esatto. No! Si sta abbassando anche questa. Sì, comunque tira davvero da lontano. 15 su 50. Preso Ambrosini. Però io adesso non lo fermerei. Dopo ci abbiamo un po' di domande anche un pochino più tranquille. Quindi non fermiamo Massimo Oddo e andiamo subito da 51 a 60. 51-60, Massimo Oddo, punteggio di 15. Superiamo Ambro. Io vorrei un'altra serie da 6 come prima. Con tranquillità, 16. Tu da portiere, cioè le vedi. Bellissimo, stavolta. Stavolta 17 attraversa. Cioè non prende neanche la rincorsa. Proprio tranquillo con la sigaretta. Ancora lì a rompere la GoPro. Capone. 18. Questo è più bello. 3 di fila, uno più bello dell'altro. Secondo me questo è più bello. Questo per finisce ora nella top, cioè. No, sta dentro. Dobbiamo arrivare ai 20, eh. Sto giro ci arriviamo. Ci arriviamo, è caldo. Ah! Cazzo, vai, parte prima! Oh. Ragno, vai, ragno! Parte prima, cazzo! Mamma mia! Inizia con le sue mosse. Parte prima. Cerchiamo il 20? Cerchiamo il 20 col palo gol! Col palo gol, ragno! E l'ha spiazzata. Sta impossando. Guarda che ti guardo se ti muovi prima. Ah! Era nel 7, l'ha letta prima. L'ha capita. Il 60esimo tiro. Con la finta? Oddio! Cos'era? Cos'era questo? Siamo a 20 su 60, 30% dichiarato, recuperato e agguantato. Recuperato? Sì. Sto giro bene. Bello, benissimo sto giro. Ange, tu che calci sto giro qua? Posso dire nulla, ragazzi. Cosa puoi dire del calcio di Massimo Oddo? Qualità pura. Qualità pura. Non c'è niente da dire. Adesso solo precisione perché sento i muscoli. Sì. Punti su quella. Ma come fai a calciare così forte senza rincorsa? Il calcio non è forza, il calcio è tecnica. Tecnica di calcio e coordinazione. Allora io volevo chiederti come affronti una partita in trasferta in cui sai che hai tutti i tifosi contro, cioè ti carica? Ah beh sì, tanto se giochi male prendi fischi anche dai tuoi in casa, quindi secondo me l'unica cosa che condiziona veramente in positivo è il sostegno del tuo pubblico. Ok. Ma quello di cui non ti devi preoccupare sono i tifosi opposti, ma anche i tuoi, perché se ti fai condizionare è finito. Certo. Non è semplice. Però c'era magari qualche giocatore che soffriva a questa cosa e qualcuno magari invece che... Infatti io, caricava. Tipo, per come sono io, ne trago vantaggio alla critica. No, ci sono, allora, il vero campione è proprio quello, perché il vero campione non è solo un aspetto tecnico, tattico, di palla e di quant'altro, delle skills di ogni giocatore, ma è anche un aspetto mentale. Se vogliamo fare due esempi di giocatori che per eccellenza sono stati campioni sotto questo punto di vista, il mio amico Sinisa Mihajlovic,
e Clarence Seedorf. Che tra l'altro aspettiamo. No, verrà Seedorf. Quindi... Allora, Sinisa era uno che nei momenti in cui c'era un po' di astio con la tifoseria laziale, mi ricordo lo fischiavano in 60.000 e lui usciva a palla al petto, un lancio di 60, cioè proprio se ne sbatteva, proprio... Personalità pazzesca, e l'altro era Clarence. Clarence era un giocatore pazzesco, divino, uno dei più forti giocatori con cui abbia mai giocato, però ogni tanto, quando non era in giornata, era un po' fastidioso, no? Cioè? No, era un po' fastidioso perché magari tentava la giocata, non gli veniva, cioè era un po' un giocatore così. Okay. Poche volte. Però non gli potevi dire nulla. No, perché... no, però il pubblico ogni tanto lo beccava. Mi ricordo, c'era una partita, non mi ricordo con chi, lo beccarono pesantemente. Fischiatissimo, uscire sostituito, fischiatissimo così. E fece un'intervista dopo una partita, dopo quella partita lì, e gli chiesero, sai Clarence, questi fischi presi all'uscita, lui disse, fischi, io ho sentito solo applausi. Cioè, il più difficile, che proprio hai detto, cazzo questo qua mi salta sempre, fortissimo, chi è? Allora, dobbiamo essere seri o... No! No, allora, sì. Ovviamente allora, quelle poche volte che ti hanno saltato. C'era il giocatore per eccellenza che è stato Ronaldo, il fenomeno, cioè, il giocatore... inarrivabile secondo me. Poi c'è il giocatore che ogni singolo giocatore soffre. La tua nemesi. Cioè proprio quello che dici quando ci giocavi contro, dici che non è necessariamente non ci più va, forte. Mi voglio dare a male. Che era l'Angella, ve lo ricordate? Non ci credo. Ve lo ricordate l'Angella, sì, del Cagliari? Lo soffrivo, ma pesante, lo soffrivo proprio. Ed è un giocatore forte, è un buon giocatore, poi non ha fatto una carriera, sì, magari che non ha un nome così, però lo soffrivi tantissimo. Lo soffrivo. Ma come mai? Cosa aveva l'Angella? Era velocissimo, era potentissimo, si buttava la palla avanti e non prendevi mai. Una cosa... Andatela a vedere. L'Angella. Grande l'Angellone. Ti aspettiamo allora. Voglio la sfida uno contro uno. Adesso Massimoddo contro l'Angella. E adesso vediamo. Da 61 a 70, 30%, 20 gol. Per Massimo Oddo. Quando vuoi, così? Oh, mamma mia. Questo è un bel missile. Occhio, perché inizia a calciare un po' al volo, un po' di contromarzo. Oh, che sfortuna, però. Occhio. È buono. Peccato. Sì. Bella, anche questa. Questa, nel senso che scende impicchiata, quindi può essere insidiosa. Tiramela tu. Oh, la chiede, attenzione, la chiede. Che poi comunque così. È una cosa che si può fare. Esatto. Nessuno l'ha mai fatta. Personalità questa, Aia. Bello! Sono shootout. Gli chiede così. Ma anche più forte. Anche brutta, come vuoi. Una volta ci cazzo, una volta, te lo do stesso. Mamma mia, 22. Ma... è così ragazzi, è la nemesi. È il tiro di Massimo Oddo. La mette ancora lì. Vediamo l'ultimo. Cerca l'incrocio dei pali questa volta. Siamo a 24 gol su 70. Posso partire io? Un cambio di tiro, una roba. Il primo tiro, cioè, quando ha iniziato a segnare, mi ha destabilizzato. Ho detto adesso tiro una botta. Ho fatto così, tac, spiazzato. Da là mi ha spezzato. Come vivevi il rapporto, o comunque come vivevi il momento in cui dovevi contenderti il posto con qualcuno prima di una partita importante? Davo tutto me stesso per cercare di far capire all'allenatore che doveva far giocare me. Cioè, è l'unica alternativa, è l'unica arma che hai. Sai, tanti ragazzi sbagliano gli atteggiamenti perché purtroppo sei in una squadra, se no facevi tennis, giocavi sempre tu. Sei in una squadra e ci sono pretendenti alla maglia, al ruolo e quant'altro. Quindi l'unica domanda che si deve porre un ragazzo quando non gioca è cosa ha in più di me il ragazzo che gioca al posto mio, due, dove potevo fare di più. Basta, cioè non hai altre vie di uscita, perché se incominciamo a dire all'allenatore non mi vede, gli sto antipatico,
non capisci niente, parti già col piede sbagliato, vuol dire che tu non hai in testa il fatto di volerti migliorare, non sei ambizioso, non sei voglioso di arrivare a migliorarti, ma pensi sempre che la colpa sia degli altri. Ma sai, mio figlio ha incominciato a giocare quest'anno in terza categoria per divertirsi, ovviamente. No! Non me lo dovevi dire! Sì. Devi venire a giocare con me allora! Vabbè, il prossimo anno facciamo un po' di mercato. Ah, mercato preso! Gioca in terza categoria e ovviamente ha iniziato quest'anno a giocare, mai giocato in un campo grande. Ok. Ah, assurdo! Partire in terza categoria? Quanti anni ha? Ah, 19 anni. Partire in terza categoria è pericolosissimo. Vabbè, partire così. Ovviamente lui non ha nessun tipo di concetto di movimento in campo a 11, perché ovviamente non l'ha mai fatto. Okay. È ovvio che sia indietro agli altri e gioca poco. E ogni tanto viene a me e mi dice: oh, non mi fa giocare. Così dice: Davide, è normale, gli altri saranno più avanti di te. Impegnati, cerca di capire quello che fanno gli altri al posto tuo e vedrai che poi giochi, perché qualche qualità ce l'ha, non ha qualità. Qualche qualità per giocare in terza categoria ce l'ha. Davide, ce la metto io la buona parola con mister Chiaramonte. Ti facciamo giocare noi, tranquillo. Mezzala, Allora, il mio obiettivo è 37. Lo dichiaro. Quanto? 37. Quanto adesso? 37 è alto, 37. Siamo a 24. Mancano 30 tiri. Massimo 8! Questa l'ha capita prima. Bene. Le mattonelle! Bella toccata! Questa tanta roba! Bravo rag! Bella parata questa! Ah! C'è stato lo zampino del palo! Occhio! Bella. Superman ragno! Bello! Ancora. Mamma mia ragazzi, che calcio! Rincorsa lunghissima! Occhio, tira da lontanissimo! Massimo! Otto! Però posso dire che da rincorsa si è visto che partiva Ma bel tiro. Comunque calcia da lontano. Sì, da lontanissimo. Ottantesimo, siamo a 27. No, peccato! Calcia benissimo. 27 su 80. Lui ha detto su 80. Che a 30 è tranquillo. Sì, però punta a 37. Abbiamo visto che può fare anche di più, perché un giro ha fatto i 6. Eh sì. Quindi adesso si va da 80 a 90 e poi lo vediamo per l'ultima volta. Parte subito. Con la penultima manche che scheggia l'incrocio. No, conta. No, devi far gol, devi far gol, Massimo. Inizia a contare. Ti conta, vuole la clean sheet. No! Purghiamolo, purghiamo il ragno. E l'ha detto che non sente la pressione. Non la sente la pressione. No! Occhio, se la alza. Se la sposta, vuole andare di controbalzo! No! Vabbè. Madonna, raga, questa è sfiga, Dai, Massimo, devi farli tutti e tre questi. Com'è scesa sta palla? Ah, peccato. Chiudiamo il 90esimo col 30. È importante. No! Peccato. Peccato. Comunque 29 su 90, andiamo per gli ultimi 10. Andiamo. Siamo giunti all'ultima manche. Sento un po' di fiatone. Domani mi sa che quando scende dal letto fa fatica. È il flessore. Male. Secondo me Davide, quando guarderà questo video, potrà dire: voglio venire a farla anche io. E chissà perché, magari la coppia Oddo in terza categoria. Sì, si può fare. Sì. No, impazzivo. Non metto il video, metto soltanto questa parte qua, basta. Impazzivo. No, scusa, dai, c'hai il terzino Massimo Oddo, Dante Moreno. Ma non ce la faccio più. Posso fare la punta io. L'attaccante spalle alla porta, non torno mai però. Ma va bene. Va benissimo. Allora, siamo a 29 su 90. Un risultato comunque clamoroso, anche perché a star bassi 7-8 legni minimo. A star bassi. A
ma i legni sono legni. Non è gol. Non è gol. Allora, facciamo la scommessa come con Gattuso, quella del lumacone, con Ragnar. Madonna. Se ti fa 10 gol, ti mangi il lumacone. Il lumacone. Adesso gliela raccontiamo. 10 gol, ma no. 10 gol nella 100 T. No, adesso, qua. Negli ultimi 10. 10 su 10 si mangia il lumacone. Va bene, ma io non ma so. Ma tu la sai la storia del lumacone? No, la lumaca. Va bene. Gliela puoi raccontare, per favore? Eh no, c'era una lumaca e Rino se l'ha mangiata. Vabbè, ma questo è normale, la prassi. Anche prima l'ho fatto. Questo. Va bene, va e bene. Se fa zero? A zero è impossibile. Aspetta, ce l'ho io. Zero gol viene in terza categoria. Va bene. No, io ci devo guadagnare, no? Io la terza categoria. Faccio subito il primo gol e mi devo levare sta cosa dalla terza categoria. Allora, non so se ti fare per Ragnar che si mangia il lumacone o per Oddo in terza categoria, non lo so. Leviamo subito sta terza categoria qua, va. Mamma mia! Vai, Max! Ma me la vuoi proprio giocare? Non ci vuoi proprio venire! Mi provochi! Allora si va tutto sul lumacone, raga! No! Facciamo 8, raga, dai! Si va per i 37, allora! No! Peccato! No! Ah, botta risposta 3-2. Occhio, vediamo. Madre! Occhio. No! Peccato. Oh! Potenza peccato. C'è. Peccato. Sono contento dei miei 30, quindi adesso... ti bastava 30. No! L'ultimo, all'ultimo, come ci piace così. Vediamo l'ultimo. Potrebbe andare direttamente! Oh, sfortuna. Un pelo più là, però... Mi dispiace soltanto che non giocheremo insieme. Peccato. Un gol e ha fatto quello, l'ha detto subito, però ha detto leviamoci questo peso. Io rimango stupito innanzitutto di tiri qui la raso terra, l'ultimo tiro, dai leviamo questo peso. Lo incrocio così. Clamoroso. Ha fatto l'Eurogol così. Si è messa a ridere. Io lo volevo davvero. Però per il resto bella, mi è piaciuto tanto. Grazie. Prima di chiudere però io ti devo fare questa domanda perché ce l'avevo in serbo prima, però ho visto che eravamo già andati lunghi. Tu hai giocato il Bayern Monaco? Sì. Cioè... Sì. Ma tu eri nella stessa annata di Tony? Sì. Avete giocato insieme? Sì. Quindi, quindi l'altra volta ti abbiamo fatto vedere il video, adesso dopo che l'hai fatta a 100 tiri quanto pensi che possa fare lui? Allora, Luca credo che non abbia... abbia mai fatto un gol da fuori area, credo. È la stessa cosa che hai detto. Non ci sono speranze che possa superarmi. No, no. Vengo a giocare in terza categoria se mi supera. No, proprio così. Ad oggi a 100 tiri, Gattuso Tony. Ma secondo me è una bella lotta. Se dovessi puntare su qualcuno. Rino, qualche gol da fuori area l'ha fatto però, eh. Tony, no, no. Luca da Foriane no. Okay. È impresentabile. Okay. Signori, e qui arriva la sfida, qui c'è proprio la sfida lanciata da Massimo Oddo per Tony. Io sullo schermo. Io ti voglio lì con me però quando c'è Tony. Allora, uno che può vincere questa sfida sicuramente è Sedov. Sì. Ce lo dico con tutti. È vero. Più di 51? Sì. A me l'ha fatto 51 Mosca, ma lui riusciva a calciare di collo, di destra e di mancino. Sì, ma Mosca quanto ha smesso? Quando ha smesso lui? Ancora qualche calciotto lo fa. E guarda che fa tanto, Professionista assoluto, sì. Chiudiamo in bellezza. Ragazzi, ringrazio nuovamente Prime Video Sport, Massimo Oddo, IG Kickers, Ragnar. Seguite Massimo. Grazie a voi, per il fisioterapista vi mando il conto. Seguitelo per strada. Seguitelo per strada. Per la terza categoria ci arriviamo ragazzi. Grazie a tutti ancora, grazie nuovamente. Ciao. È stato un onore. Ciao a tutti. Ciao.